Crescenzo Falcone, brillante vittoria del tuo Napoli contro il Napoli Arpino. Analizzando la partita, forse nel primo tempo siete stati poco cinici, si è concluso sull'1-0 con un gol trovato alla fine, però le migliori occasioni le avevate avute voi. Nella ripresa, nonostante il pareggio subito con una grandissima giocata, non vi siete disuniti e avete poi concretizzato quello che forse non avevate ottimizzato nel primo tempo, in fin dei conti insomma una vittoria ineccepibile. E adesso io che dico? Hai fatto un'analisi della partita perfetta. Sì, in effetti diciamo, abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo, giocato a buon ritmo, però è un po' diciamo, la nostra pecca, creiamo molto, ma i ragazzi sotto porta non sono abbastanza cinici. E ovviamente non li posso rimproverare più di tanto, stiamo parlando di ragazzi 97-98, quindi giochiamo con sotto età in gran numero, che ho soltanto 2,95. Quindi è una cosa su cui lavoreremo e miglioreremo. Altra cosa importante che hai sottolineato è il fatto che la squadra a testa, cioè non si disunisce nei pochi momenti di difficoltà, e l'abbiamo visto, abbiamo subito gol su un errore nostro, ma comunque i ragazzi erano consapevoli di ciò che stavano dando in campo, quindi hanno continuato a fare il gioco che solitamente facciamo, e alla lunga insomma, il risultato ci ha ripagati. Il primo anno per te al Napoli ha iniziato un percorso che chiaramente è a lungo termine, anche proprio alla luce del discorso che hai appena fatto, ovvero dell'età molto bassa della tua squadra. Un bilancio fino a questo momento che può essere sicuramente positivo. Ma di lungo termine in questo sport oramai sono da 10 anni, forse no, 13 anni, direi che non c'è nulla. Quindi io guardo al momento e quindi alla prossima partita, che è la semifinale della fase regionale. L'obiettivo nostro è quello di arrivare fino in fondo, ci proveremo, la squadra c'è, i ragazzi sono tecnicamente un gruppo dotato e a dire il vero ci alleniamo poco, perché 2 allenamenti settimanali insomma, per raggiungere determinati livelli secondo me sono un po' pochi, però insomma, i risultati stanno dicendo che almeno a livello provinciale siamo più forti, vedremo a livello regionale e poi ci misureremo eventualmente anche a livello nazionale. Massimiliano Lanteri, avete perso contro il Napoli Calcio 5, ci può stare, è una grandissima squadra, voi avete onorato l'impegno, nel primo tempo forse avreste potuto subire qualche gol in più, grandissimo inizio di ripresa, avete trovato il pareggio con una grande giocata, poi però è venuta fuori forse la maggior qualità degli avversari. Qualità e probabilmente anche i maggiori cambi che loro avevano nel roster, insomma, non è che noi i nostri non li avevamo, però diciamo che ha vinto la squadra che nel girone ha meritato, è la più attrezzata sia come, ti ripeto, come roster che come società. Noi siamo una società che siamo rinata, la Juniores è nata 2 settimane prima dell'inizio del campionato, quindi per me hanno fatto un grande campionato, un grande girone. Affronteremo adesso, infatti lo abbiamo già ufficializzato in federazione, la Coppa Campania, dove puntiamo alla Coppa Campania a questo punto, perché secondo me è stato un regolamento un po' brutto, nel senso, nello stesso giro, affrontare sia Napoli che fuori tutto, e comunque sono 2 corazzate, e riaffrontare un'altra volta nei playoff non è stata non è una bella idea. Insomma, si devono incrociare i gironi anche per rendere più equilibrato il tutto, però comunque alla fine secondo me ha vinto la squadra migliore, e anche la squadra che se va nella fase nazionale insomma può dire qualcosa. Un bilancio che resta comunque positivo, un'annata straordinaria, condita soprattutto da quello che poi è l'aspetto forse di maggiore interesse per l'allenatore di una squadra giovanile, che poi nel tuo caso insomma coincide con quello della prima squadra, ovvero quello di aver lanciato tanti ragazzi che si stanno esprimendo anche in Serie C1. Sì, ma quella la priorità della Napoli Arpino è quella, infatti i vari Grillo, Pascarella, Greco, Di Sarno già giocano stabilmente in C1 e già l'anno prossimo faranno parte già stabilmente del roster della prima squadra. Ti ripeto, ha vinto la squadra migliore, quindi ha vinto la squadra che può dire qualcosa quest'anno e penso anche negli altri anni, perché il roster del Napoli è molto giovane. Noi l'abbiamo affrontata come primo anno e come primo anno ne siamo soddisfatti. Abbiamo lanciato dei giovani, abbiamo anche noi del 97-98. A dire il vero, anche oggi la partita insomma sì è stata vinta la squadra migliore, però diciamo l'ha vinta anche una grande individualità, che è il Tafuni, il loro capitano, che ha fatto 3 euro gol, insomma, e anche sulle giocate singole poi si decidono le partite. Antonio Grillo, il capitano del Napoli Arpino, innanzitutto rassicuriamo tutti sulle tue condizioni, stai bene, un colpo alla testa mi ha fatto toccare prima il bombolone, però nulla di grave. Sì, fortunatamente è uno scontro di gioco involontario da parte del capitano della DHS Napoli, però tutto sommato un piccolo bombolone, ma a posto.
Ecco, avete affrontato la partita con il piglio giusto, affrontavate un avversario sulla carta più forte, è andata così, un ottimo inizio di ripresa da parte vostra con un tuo gol davvero straordinario, però poi forse è emersa la maggiore qualità della squadra avversaria. Sì, grazie. Beh, la DHS Napoli naturalmente sia tatticamente sia fisicamente molto più preparata di noi, ci ha messo sotto sin dal primo tempo, ne abbiamo tenuto, abbiamo detto fino al primo tempo, il secondo tempo siamo calati, abbiamo pareggiato la partita, credevo appunto in un pareggio, appunto ai tempi supplementari, però comunque si è vista la forza della DHS Napoli che ci ha messi sotto, quindi va bene, è andata bene così, comunque abbiamo lottato fino all'ultimo. Un tuo bilancio personale assolutamente positivo, hai fatto bene con la Juniores, un grandissimo campionato culminato poi come abbiamo visto con una sconfitta assolutamente onorevole e poi ti stai esprimendo anche in Serie C1, quindi meglio di così. Sì, infatti è arrivato il gol contro il Solofra fuori casa in C1 con la prima squadra, è arrivato il gol contro la DHS Napoli, andiamo avanti così, sperando appunto in un futuro migliore. Amedeo Tafuni, capitano Napoli, assolutamente match winner di giornata, 3 gol e un assist, che emozione è insomma vedere una partita così importante? Sì, è una bella emozione, ma il merito è della squadra perché abbiamo preparato questa partita da settimane, eravamo pronti per questa partita, sapevamo che era difficile, però è andata bene. Ecco, il Napoli 5 va avanti nella competizione, qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è di fare bene senza porci degli obiettivi che forse no, che non possiamo arrivare, però sono obiettivi difficili, siamo una squadra giovane, abbiamo molti 98-97 squadre, quindi facciamo il nostro percorso e finché potete. Finché ecco, 3 gol di pregevole fattura, ti abbiamo visto alzare le braccia al cielo, è una dedica particolare. Dedica a mia nonna, che ogni gol che ho fatto in questo campionato lo dedica sempre a lei.